dobbiamo reagire e chiedere che questo coprifuoco venga abolito, perché o siamo chiusi per esigenze mediche oppure chiudere alle 22 è una sciocchezza colossale. Anche ad Arezzo Fratelli d'Italia è scesa in piazza, Piazza Grande nello specifico, per dire no al coprifuoco. Una manifestazione sobria e ben ordinata, alla presenza dei soli dirigenti locali e consiglieri comunali. Per noi il coprifuoco è anticostituzionale. I cittadini italiani hanno dimostrato abbondantemente la responsabilità e la serietà nei confronti di queste regole. Adesso crediamo che sia giunta l'ora di farla finita, uno per la libertà appunto delle persone e uno per ridare la dignità anche a tutte le attività che girano intorno alla nostra società. Non si può pensare che il Covid alle 9.59 non si prenda e alle 10 e un minuto si prenda, quindi è veramente impensabile andare avanti così. Noi l'abbiamo detto a gran voce, questa è una manifestazione che, dove abbiamo richiesto il minor numero di persone possibile, solamente dirigenti del nostro partito, per appunto dare il nostro contributo a questa battaglia che stiamo portando avanti. Tutti, muniti di fiacco e ben distanziati, hanno così sfilato dietro lo striscione con la scritta «Basta coprifuoco». Per ribadire quanto questa regola sia inadeguata, soprattutto perché c'è un'eccessiva concentrazione, come si può vedere, i ragazzi, la gioventù che ha voglia di tornare alla vita si ritrova eccessivamente concentrata. È una delle tante cose incomprensibili delle regole messe in campo per fronteggiare la pandemia.